con il presidente Meloni. Grazie, a più tardi. Allora, qui a Taormina il tema dell'Europa è stato affrontato da tanti punti di vista: le cose che funzionano, le cose che non funzionano, perché l'Europa ha subito tanti cambiamenti. La parola guida di questi incontri è stata metamorfosi. Lei però chiede che l'Europa di cambiamenti ne assuma anche degli altri, no? La sua idea è che questo schema, che è uno schema che mette insieme l'unione dei paesi e i singoli paesi, non funzioni, e che invece il modello euro federale sarebbe più efficace. Quindi volevo capire con lei dov'è che questa Europa non sta funzionando. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie alla rassegna, al Presidente, grazie a voi per essere qui. Abbiamo fatto un po' di confusione con gli orari per cercare di incastrarlo, ma sono contenta di partecipare a questa iniziativa, credo, la conferenza sul futuro dell'Europa che si è aperta qualche giorno fa debba essere un'occasione per interrogarsi seriamente sul tema delle istituzioni europee. Non so dire sinceramente se questo accadrà. A me pare che la conferenza sul futuro dell'Europa sia stata immaginata dall'attuale mainstream europeo più per forzare verso una determinata visione piuttosto che per aprire un dibattito serio con i cittadini europei che, diciamoci la verità, si sentono sempre più distanti dall'attuale costruzione europea. Ora, l'Europa effettivamente è cambiata moltissimo dai suoi albori ad oggi. Nasceva, noi lo sappiamo bene, in buona sostanza per coordinare alcuni interessi in materie specifiche tra le nazioni che dall'inizio scelse di farne parte, del carbone e dell'acciaio, che oggi potrebbe farci riflettere, per esempio, su tutta la vicenda di Cuba, no? Su tutta la vicenda di qual è lo sviluppo, per esempio, dell'acciaio non in Italia ma in Europa. Lo dico perché io sono stato tra coloro che hanno chiesto un intervento europeo del siderurgico italiano. Dopodiché, con Maastricht nel 92 cambia un po', no? E si va verso una idea europea che man mano lavora per spogliare la sovranità degli stati nazionali e per trasferire sempre maggiori competenze alla Commissione, cioè al super Stato, diciamo, europeo. Se non ci fosse stato un vincolo esterno, forse per esempio i nostri conti pubblici, che già sono molto complessi, avrebbero subito impatti ancora più forti. No, guarda, mi faccio completare il ragionamento. Prego. Cerco di spiegare il mio punto di vista. Qual è il problema dell'attuale costruzione europea? Il problema dell'attuale costruzione europea è che è stata disorganica. Cioè oggi l'Unione Europea non è una federazione e non è una confederazione. Nasceva per fare alcune cose, progressivamente ha aggiunto delle competenze e l'ha fatto in misura totalmente disorganica. Qual è il risultato? Il risultato è che oggi in Europa noi abbiamo una moneta unica, ma il costo del denaro cambia da nazione a nazione perché non abbiamo un debito comune. Noi in Europa oggi abbiamo la libera circolazione dei lavoratori, ma le regole nazionali di quei lavoratori sono regole diverse, anzi i trasportatori. Noi abbiamo un paradosso che ci sono trasportatori italiani che si fanno contrattualizzare il contratto, un contratto esatto di altri paesi dell'est perché conviene, esattamente come la formazione. Un avvocato europeo può esercitare in tutte le nazioni dell'Unione Europea, ma poi ogni nazione ha i suoi tempi per la formazione di quegli avvocati. E quindi il paradosso è che uno spagnolo a 25 anni viene a esercitare in Italia, quando da noi i tempi per ottenere l'abilitazione alla professione sono molto più lunghi. Cioè questa roba è stata fatta perché l'Unione Europea è stata costruita in modo disorganico, una specie di Frankenstein delle organizzazioni internazionali, no? Cioè, attacca un braccio qui di uno, una gamba di un altro, e il risultato è che chiaramente questa indeterminatezza e questa difficoltà si è inserito anche, diciamo, una capacità di alcune nazioni di imporre la difesa dei propri interessi nazionali sulla pelle delle altre, perché l'altro grande mito
nazioni che difendono ciascuna il proprio interesse nazionale, quasi ciascuna, l'Italia no, ok? E che utilizzano spesso la loro forza in Europa per imporre la difesa dei loro interessi nazionali sulle altre. Dopodiché ci sono due modelli possibili a questo punto. Cioè, io credo che l'Europa non possa andare avanti così, perché le tante cose che non funzionano vengono da questo ragionamento. Poi ci sono due modelli su come si risolvono: c'è il modello federale e c'è il modello confederale. Il modello federale è quello, diciamo, che professano coloro che si definiscono europeisti. È un modello per cui progressivamente gli stati nazionali devono cedere sempre più sovranità e devono passare tutte le loro competenze all'Unione Europea. Secondo me non è la strada giusta. Secondo me la strada giusta è la strada confederale, e cioè principio di sussidiarietà. Non faccia l'Europa quello che può meglio fare Roma o Madrid o Berlino. Significa che l'Europa sia quello che gli stati nazionali da soli, però
la pandemia. In qualche modo la risposta dell'Europa è stata una risposta che in 4 giorni ha fatto quello che non si era riuscito a fare in 4 anni. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui l'Italia è il primo beneficiario in termini assoluti, 234 miliardi, rappresenta comunque al quadro dato, quindi non a quello che potrebbe essere, perché il dibattito politico è bene che ci sia, per vedere qual è il migliore degli assetti possibili, ma quello dove noi siamo dentro, e per questo Paese è un'occasione importante, perché è la possibilità di far partire la crescita, la possibilità di cambiare alcuni pezzi di cui si parla da tanti anni, che negli ultimi anni si sono fatte, credo, 12 o 13 riforme della pubblica amministrazione. La riforma è la parola magica che si usa quando non si sa bene che cosa si deve fare. E allora le chiedo questo, arrivo alla domanda. In questi mesi così importanti, nei quali sono state individuate alcune priorità, mi immagino alcune vengono condivise, ne immagino delle altre, o bisognerà affrontare un percorso di riforme importanti. Quindi dico nel quadro dato, non in quello che lei auspica debba essere. Lei cosa farà? Cosa già sta facendo? Cosa sta già facendo? Ma allora guarda, intanto anche qui sulla gestione della pandemia, secondo me, è andato passo di Europa. Perché noi ce lo dobbiamo ricordare che abbiamo fatto, diciamo, la pandemia. E non dico solamente quello che dicevo già, cioè che se noi avessimo avuto un'Unione Europea seria e non avremmo avuto, per esempio, meccanismi di certificazione dei contagi e delle vittime così distanti. Perché io ricordo una delle prime volte, tanto ricordiamo tutti che l'Italia è stata la nazione che inizialmente è stata più colpita, o forse è stata la nazione che ha detto più sincera. Più sincera nella raccontare qual era la situazione. E lo dico perché ricordo che nel primo colloquio che avevo a tempo con Giuseppe Conte, proprio nei primi giorni, io dissi a Conte: guarda che ho letto la notizia che ci sono 4 deputati e un ministro francese contagiati da Covid. Ora delle due l'una, o il Covid in Francia con acque politici, o i dati sul contagio che i francesi stanno raccontando non sono veri. Statistico, no? E quindi lo dico perché nei primi giorni noi portammo nel Parlamento europeo una mozione per una certificazione unica all'interno dell'Unione Europea dei contagi e delle vittime per evitare di essere, diciamo, un po' abbandonati e un po' divisi, perché poi accadde anche che facevano la propaganda, accadde che nessuno parlava del Covid quando il problema era solo italiano in Europa, perché quando noi già eravamo in lockdown la Commissione Europea faceva le passerelle per Greta Thunberg e nessuno parlava di questo problema. Dopo qualche settimana che il problema rimaneva, diciamo, raccontato solamente in Italia, la Commissione Europea si sveglia e stanzia in tutto per combattere il Covid, ricerca compresa, 200 milioni di euro, cioè all'inizio niente. Dopodiché ci ha dato una mano anche la Banca Centrale Europea, che ricorderà anche meglio di me la famosa frase con la quale Christine Lagarde dice: non siamo qui per chiudere lo spread, ci fa crollare la borsa così qualche decina di miliardi. E questo è vero, ci sono stati momenti. No, arrivo poi a quello che è cambiato. Che cosa è cambiato poi? È cambiato il punto primo, che chiaramente la Commissione ha cominciato a diventare e quindi si è svegliata l'Unione Europea. Però vale la pena ricordarlo, perché se la questione, diciamo, fosse partita da qualche altra nazione non dall'Italia, io ho ragione di credere che l'Unione Europea si sarebbe mossa. E invece non è stato così. E in secondo luogo, perché credo e rivendico il merito di chi al tempo ha avuto il coraggio di dirlo, che se l'Unione Europea non fosse esistita in questa occasione avrebbe sancito la sua fine. Se a un certo punto c'è stata anche una reazione dei cittadini, anche qua ricordiamo tutti i primi sondaggi in cui, se credo che l'abbiate pubblicati anche voi, in cui si cominciava a dire che la maggioranza dei cittadini italiani, per esempio, vedeva le istituzioni europee come, diciamo, distanti, non come qualcosa che potesse affrontare i suoi problemi. Se l'Europa si è svegliata e ha cominciato a dare delle risposte. Ora, sulle risposte che ha dato, per carità,
dare un passo in avanti, ma anche qui per me sono insufficienti. Intanto il tentativo di forzare, per esempio, sul MES e diciamo di inserire il fatto che eventualmente l'Italia accettasse di accedere al MES come condizione per chiudere una trattativa vantaggiosa sul recovery fund, non so se lei vuole aprire il tema del MES con me, se non io lo apro, ma quella è una roba che racconta, diciamo, un tentativo anche lì di stringere un cappio in un momento nel quale sei in difficoltà. Sul recovery fund viene fatto un passo, secondo me, importante. Credo che siamo stati tra i primi a rivendicare diciamo, uno strumento, un fondo che fosse finanziato con debito comune. Quella è stata una svolta la scorsa settimana, perché è la prima volta che l'Europa ha collocato sui mercati un titolo che rappresenta normalmente i debiti, a proposito di sovranità, della sovranità, ognuno si, purtroppo per fortuna deve tenere i suoi debiti, noi ne abbiamo più degli altri, quindi metterli in comune è complicato. Però questo nuovo debito per la crescita, o per il debito buono, come l'ha definito Draghi, forse è già un primo segnale. Cioè condividere anche dei sacrifici. Dopodiché però il recovery fund, quindi noi siamo sempre stati favorevoli, abbiamo sostenuto, eccetera, dopodiché però nell'arco della trattativa anche il tema del recovery fund un po' diciamo, ha tirato fuori qualche limite. Intanto i tempi di erogazione dei fondi secondo me sono troppo lunghi. In secondo luogo c'è una eccessiva dal mio punto di vista discrezionalità della Commissione in tema di riforme strutturali che vengono chieste ai singoli ai paesi che aderiscono. La parte diciamo, finanziata di fondo perduto è secondo me bassa rispetto ai prestiti e insomma ci sono delle, poi c'è tutto il tema che è molto interessante che si potrebbe valutare se poi lo approfondiamo dello stato, il cosiddetto stato di diritto e di come la norma dal mio punto di vista dello Stato di diritto viene spesso utilizzata dalle istituzioni europee più per colpire governi che non vengono considerati diciamo così allineati piuttosto che per difendere lo Stato di diritto, perché l'utilizzo di tutte queste misure su questa materia a me pare molto forte. E quindi voglio dire la questione non è andata esattamente come io avrei voluto che andasse, certo rimane una grande occasione soprattutto se l'Italia è in grado di spendere quelle risorse in maniera, voglio dire, in maniera celere, in maniera seria, in maniera organizzata. Su questo non le so dire molto, nel senso che l'INRR che il governo ha presentato è stato inviato ai parlamentari nella sua stesura definitiva 2 ore prima dell'inizio del dibattito di 250 miliardi che noi stiamo investendo e indebitando i nostri figli non sono passati dal Parlamento della Repubblica Italiana, perché sfido chiunque dei miei colleghi, ho il coraggio di dirlo, gli altri no, a dirmi che hanno letto 340 pagine in 2 ore con le tabelle. Il governo aveva il piano molto prima perché ce l'ho portato coordinato dalla Commissione Europea, e anche questo non è normale. Non è normale che il piano venga coordinato dalla Commissione Europea e il Parlamento della Repubblica Italiana, a prova contraria una Repubblica parlamentare rappresenta i cittadini, non abbia avuto la possibilità di avere 5 giorni, 3 giorni, 2 giorni, siamo disposti a dormire in Parlamento per decidere come si spendono 250 miliardi che vincono i prossimi 10-20 anni di vita dei nostri figli, perché non è che si può rivendicare la Repubblica parlamentare solo quando si fanno gli giudici di palazzo, no, cioè se la Repubblica parlamentare. Nessuno si preoccupa del problema che
con i nostri dati demografici il nostro welfare tra 20 anni è finito. Perché nel 2050 oltre il 35% della popolazione italiana avrà più di 65 anni e voglia fare il lavoro della pensione. Noi non reggiamo il welfare se non ci mettiamo a fare. Io credo che sia una grandissima riforma strutturale, quella di invertire i dati sulla demografia. Non credo, a differenza di altri, che il problema si risolva con l'immigrazione irregolare, anche perché segnalo sommessamente che noi dobbiamo far entrare un po' di soldi che va da lavoro, quindi tutti non possono modificare i dati sulla comunità, la prova contraria, sappiamo, sono altri modelli che possono riuscirci, e quindi io credo che bisogna incentivare le famiglie, le giovani coppie, eccetera. Era una riforma strutturale. Il tema della sicurezza è una riforma strutturale in Italia. Certezza del diritto, certezza della pena, che è un problema economico, perché in Italia non si investe in questo. In Italia non si investe soprattutto perché non c'è certezza del diritto, non c'è certezza della pena, non c'è, spesso non si fa abbastanza per difendere la legalità, e questo allontana gli investimenti. Credo che il tema della sicurezza, compreso il piano carcerario, e noi abbiamo un problema che abbiamo il sovraffollamento delle carceri, siamo l'unica nazione al mondo che risolve il sovraffollamento delle carceri invece che costruire nuove carceri per i reati. Ci uccidono la gente, questo lo deveniamo, questo lo penalizziamo, questo lo vogliamo, questo lo vogliamo a casa prima. Proprio su questo fatto, ieri c'era la ministra Cartabia che ragionava sulla necessità rispetto ai reati, rispetto alle pene, di interventi che tengano conto di tante cose, compresa le condizioni di mobilità all'interno delle carceri o anche l'applicazione dei nomi. Però lei a un certo punto ha detto, noi abbiamo fatto tante proposte al governo, il governo non le ha prese in considerazione. Il PNRR è vero che il percorso è stato veloce, quindi il passaggio parlamentare è arrivato dopo rispetto a quello che poteva essere, però io ho l'idea abbastanza fondata che il PNRR sia un percorso, non è una pagina chiusa, che i tempi per mettere a terra i primi contratti sono 2022, il piano va fino al 2026, quindi la possibilità nel corso di questo momento, che comunque è un momento che ci riguarda tutti, perché quella occasione lì è un'occasione per mettere la parola alla pubblica amministrazione nella sua capacità di spesa, perché è vero che questa Europa è intermittente in alcuni campi è troppo forse invasiva, in altri efficiente, in altri ognuno di noi ha la sua idea dell'Europa e dubbi così, però nel caso di questa cosa precisa, che è una cosa che poi significherà investimenti, possibilità di attrarre competenze, futuro per quei ragazzi, che è vero che avranno sulle spalle un pezzo di debito, ma la partita che ci stiamo giocando è se insieme a quel debito avranno anche un loro pezzo di futuro. Io mi sono andato a prendere l'altro giorno per curiosità, ho riletto il manifesto di Entrotempo, no? Da cui parte tutto questo progetto, che poi forse è ceduto nella burocrazia, e dice la via da percorrere rispetto all'Europa, no? Poi la via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà. Quindi, diciamo, su una cosa questa Europa in qualche modo dovrà cambiare, dovrà, come lei immagina, diventare confederale, dovrà, però quella strada in un mondo come questo, se pensiamo anche all'ultimo G7, è forse una strada nella quale se gli attori del mondo sono Stati Uniti, Cina, Russia, India, certo i paesi nazionali hanno un ruolo importante per l'identità che rappresentano, per la storia che portano, ma come lei ha detto prima, la politica estera non può che essere dell'Unione. Ma guarda, io sono d'accordo su questo, il punto è che non è l'Unione Europea. E come la vista è la politica estera europea? Rispetto agli Stati Uniti, rispetto alla Cina, rispetto alla Turchia, ci siamo accorti di cosa è successo in Libia? In Libia è accaduto che in buona sostanza si è aperto un conflitto contro Gheddafi guidato dalla Francia per ragioni energetiche, di interesse energetico, in particolare contro l'Italia. Dopodiché l'Europa è andata in ordine spazio, la comunità internazionale ha riconosciuto il governo di al-Sarraj, mentre la Francia di fatto sosteneva la controparte. E intanto, mentre l'Europa litigava, oggi la Libia se la spartiscono
in buona sostanza i turchi con sulla Cina, insisto, nazioni europee trattano il nome di spazio. Non c'è una politica di, diciamo così, di tentativo di blocco della permeazione che la Cina sta facendo nel nostro continente. Ma guarda, dico una cosa facile. Allora, nelle cose che non funzionano al PNRR, c'è il tema delle risorse proprie. Cioè non si capisce da dove l'Europa prenderà questa parte di risorse proprie che servono a finanziare il PNRR. Una delle ragioni per le quali Fratelli d'Italia si è astenuta in una delle mozioni sulle quali parlerò proprio questa, perché si parla di nuove tasse e chiaramente non è normale che io tasso quelle aziende che dovrei salvare con i soldi del PNRR prima che, che quei soldi arrivano alle aziende che devo salvare. Cioè lei intravede il rischio che... È stato dichiarato. C'è il tema della plastic tax, per esempio, no? Bello, io Fratelli d'Italia è forse il partito più ecologista di tutto il centrodestra, di cui si figuri se non io non sono sensibile sui temi dell'ambiente. Ma che noi continuiamo a imporre la plastic tax, prima la plastic tax italiana, poi la plastic tax europea, senza oltretutto aver prima incentivato una riconversione, perché è ovvio che se tu diciamo non lavori per una transizione e poi prendi i tassi, ottieni semplicemente che fai chiudere altre aziende, non ottieni alcun tipo di diciamo, transizione verso il verde. Dopodiché mi corre l'obbligo di segnalare sommessamente che i fiumi europei incidono per lo sversamento di plastica in mare per lo 0,88% e noi tassiamo le aziende della plastica europea, facciamo chiudere le aziende della plastica europea e poi prendiamo senza tassi prodotti dalla Cina e dall'India che producono l'80% della plastica che viene sversata in mare. Signori, scusate, ma qualcosa non funziona. Se noi volessimo fare una politica verde, lo sa qual è la politica più verde di tutti? I tassi di importazione verso le nazioni che non rispettano i nostri stessi standard ambientali. Questa è una politica verde. Quello sarebbe stato un equilibrio, invece la Francia ha deciso di fare un altro percorso.
discorso, che è il percorso di amministrativo, altra cosa che non dice nessuno. Cioè si sa che in Europa c'è un trattato, un accordo tra Francia e Germania, siglato proprio appunto ad Aquisgrana, in cui la Francia e la Germania mettono per iscritto che loro si mettono d'accordo su tutto, su qualunque cosa, prima di presentarsi nelle istituzioni europee. È normale questo? O forse racconta quello che noi denunciamo da tempo, cioè che c'è qualcuno che difende i propri interessi utilizzando quando necessario le istituzioni europee, il che è anche legittimo, però a me poi non è chiaro perché noi dobbiamo fare, se vogliamo difendere i nostri interessi, quello che dicono la Francia e la Germania, che si fosse europeo, perché non è europeo, molto spesso è un modo per difendere i propri interessi, e guardi su questo. Voglio dire una cosa di più, perché io ho tante volte, no, quando ci fu la pandemia, dissi in aula a Giuseppe Conte, doveva andare al Consiglio europeo a trattare sulle cose, ciò me ne ha. Perché noi siamo vittime della propaganda che ci fanno contro in Europa. Cioè, guardi gli olandesi, l'Olanda nei giorni della trattativa sulle cose, il FAN faceva pubblicare, in Olanda uscivano questi settimanali, questi quotidiani, quelle vignette in cui c'erano gli italiani che prendevano il sole e gli olandesi che lavoravano per pagarci, queste belle giornate di sole. E solo che le cose non stanno così. Le cose stanno per l'Olanda e il paradiso fiscale. Che quel paradiso fiscale non è bene tra gli 8 e 10 miliardi di euro l'anno, e quindi sono loro che stanno prendendo il sole mentre noi lavoriamo. Perché sono loro che stanno prendendo il sole e non sono stati. Sono loro che sono. Ha posto il problema dei paradisi fiscali, ha posto il problema del dumping salariale dei paesi dell'est, ha posto il problema di una politica francese, predatoria, molto aggressiva. La questione del Nutri-Score, guardi che è gravissima. Cioè noi abbiamo un'agenzia del governo francese che si è inventato un'etichettatura a semaforo dei prodotti alimentari che girano in Europa, che sta cercando di imporre a tutta l'Europa e a tutti i paesi europei, per cui quando tu vai a comprare un prodotto nel supermercato c'è cioè semaforo rosso, semaforo giallo, semaforo verde, che guarda caso colpisce tutti i prodotti del Made in Italy, perché fa chiaramente una stima vagamente interessata, per cui l'olio extravergine d'oliva ti esce rosso perché si calcola la quantità di grassi saturi a 100 grammi, come se uno si bevesse 100 grammi d'olio extravergine d'oliva, che lo sanno tutti che l'olio extravergine d'oliva va benissimo, chiaramente nelle quantità, la dieta mediterranea, e poi invece ti trovi un prodotto prefritto sul gelato col semaforo verde. E noi ci dobbiamo beccare il tentativo di un'agenzia del governo francese di massacrare i prodotti del Made in Italy per fare gli interessi delle produzioni francesi. Però su questo il governo sta provando, sia sulla plastic tax, comunque, sulla plastic tax, il tema della transizione e su questo. Dunque, dentro quest'Europa così complicata ci sono ancora cose che si possono fare, e forse anche l'idea del ruolo del Parlamento, no? Che lei ha detto in certi momenti è stato scavalcato. Io ho la sensazione che invece la possa conquistare, cioè nella presenza di una forza d'opposizione in un sistema democratico, è la cosa più rilevante che ci possa essere, perché il ruolo è molto... Ovviamente sì, allora partiamo da questo presupposto. È come se non ci rendessimo conto del peso che noi abbiamo in Europa, no? Le volte si fa sbaglio, l'uscita dell'Italia dall'euro, non esiste opzione di uscita dell'Italia dall'euro, di uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Se l'Italia esce, non c'è più l'euro e non c'è più l'Unione Europea. E questo è il punto. Ma come lo facciamo questo? Lo sanno anche i nostri competitori. Questo che cosa significa? Significa che il nostro potere contrattuale nella vicenda europea, come italiani, è molto più alto di quello che noi stessi riconosciamo. Il nostro problema è che noi abbiamo una classe politica, mi perdoni, ma io la penso così, che in molti casi ha preferito, dare superamente il proprio assenso su tutto in cambio di una pacca sulle spalle data dalle consorterie europee. È il famoso ormai dibattito che si fa tranquillamente in televisione, no? Io ormai mi esponenti politici, cioè non solo dell'intelligenza italiana, che dicono: vabbè, ma tanto se vince il centro-destra l'Europa non lo consente, che già le riuscisce meno male. Io questa tesi la sostengo dal 2011, e cioè che nel 2011 l'ultimo governo che gli italiani si sono scelti è andato a casa, non perché ma perché c'è stata una
Costituzione, che è stata costruita per mandare a casa un governo che si rifiutava di firmare una serie di trattati che non erano vantaggiosi per noi, ma erano vantaggiosi per le consorterie europee, quindi è stato mandato a casa e sostituito con un governo compiacente che ha firmato tutto quello che andava firmato. E questa è storia, perché voglia dire che lo spread è salito a 600 punti, a parte che questo spread si racconta solo quando ci interessa, ma a parte quello, lo spread è... Sì, ma è arrivato a 600 punti perché? È arrivato a 600 punti perché a un certo punto una banca tedesca che si chiama Deutsche Bank si è venduta tutti i titoli di Stato italiani. Europei, loro sono europeisti e quindi qualunque cosa dica l'Europa va detta bene.
eccetera, eccetera, eccetera. Questo finora non è stato fatto. Io sono considerato un nemico da tutto il mainstream perché dico queste cose, però faccio politica per quello in cui credo e francamente penso che persone che pongono dei problemi con serietà otterrebbero in Europa molta più attenzione di quella che si pensa anche da queste istituzioni europee. E qua vi faccio proprio un esempio, c'è qualcuno che mi lancia. La questione della politica migratoria. Allora noi diciamo che i brutti e cattivi d'Europa sono Orban e i polacchi che non vogliono la restituzione dei migranti, se ne facciamo entrare. Segniamo che i primi hanno un volo di invasione francesi e tedeschi. E vi dico che hanno ragione. Perché le altre nazioni europee difendono, quando ce li hanno, i confini esterni dell'Unione Europea. Siamo noi il buco nella rete. Quindi queste nazioni dicono, io difendo i confini esterni. Se tu non difendi la tua parte di confini esterni, poi non puoi pretendere che distribuisco i migranti che fanno entrare lui. Ma non sarebbe più ragionevole andare in Europa invece di chiedere a queste nazioni di distribuire i nostri migranti clandestini, chiedere una missione europea per andare in Libia, per cui io chiamo troppo la pane. Dire trattare con la Libia come l'Europa ha trattato con la Turchia quando c'è con 6 miliardi di euro dati ad Erdogan, su cui l'Italia, che era stata abbandonata sul fronte mediterraneo, ci ha pure messo 250 milioni perché gli immigrati che arrivavano dalla rotta balcanica danno fastidio anche alla Merkel e quindi alla Turchia gli abbiamo dato 6 miliardi e abbiamo fermato la rotta balcanica. Però invece con la Libia non si può andare a trattare per fermare le partenze dei barconi, aprire gli hotspot in Africa, valutare in Africa chi ha diritto ad essere rifugiati, distribuire solo i rifugiati, rimandare indietro gli immigrati clandestini, che sarebbe l'unica cosa sensata da fare. Cioè delle volte siamo pure noi che ci rendiamo un po', come posso dire, impresentabili, esattamente come quando vai alla Commissione Europea e mentre sta chiudendo il 40% delle tue aziende, tu fai debito per comprarci i monopattini. E cioè non è che bisogna essere tedeschi per pensare che sei un matto, lo penso pure io che sono italianissima, che sei un matto a comprare i monopattini mentre c'hai una ecatombe occupazionale in corso. E quindi a volte siamo anche noi che però possiamo dire che questa Europa non ci abbia aiutato, anche sulla vicenda del re. Io lo so. Però mi urta il sistema del corso che si dica che è diverso. Perché l'euro è moneta, le monete sono strumenti. Noi ormai parliamo dell'euro come se fosse una religione. Secondo lei. Ma il trattato vedete che si è un fatto che spiego da qualche parte. Secondo lei, se i tedeschi un giorno decidessero che l'euro non gli conviene più, quanto ci metterebbero a definirlo un pezzo? 3 ore. Diciamo che l'euro è ingiudicabile, no? Cioè è irreversibile per dire ingiudicabile. Serve a non porre il problema che l'euro, siccome è una moneta che è stata fatta male, ha creato degli squilibri. Perché noi abbiamo l'unica moneta al mondo che non è agganciata alla media delle sue economie. Noi abbiamo preso il marco tedesco, gli abbiamo cambiato nome e l'abbiamo applicato a tutta l'Europa. E chiaramente la Germania si è rafforzata perché aveva una moneta agganciata alla forza della sua economia. E gli altri che non avevano un'economia agganciata alla forza della moneta sono rimasti indietro. Però anche noi abbiamo pagato i tassi di interesse sui mutui a livelli bassi grazie alla moneta. Guardi, noi abbiamo perso su tutti gli indicatori macroeconomici. Ci sono fior fiore di studi tedeschi che raccontano quanto ogni cittadino tedesco ha guadagnato negli ultimi anni dall'entrata in vigore dell'euro e quanto ogni cittadino italiano ha perso dall'entrata in vigore dell'euro. Noi eravamo il primo paese di esportazione. Nazioni satellite. Allora, siccome l'euro era una moneta che creava uno scompenso, non è che si deve uscire, non si deve sciogliere, non si deve buttare l'euro nell'acqua, ma si devono costruire dei meccanismi di compensazione. Cioè, per esempio, immaginare che le nazioni che sono state colpite abbiano appunto spesa infrastrutturale pagata con debito comune, ma in una Europa normale si farebbe questo discorso. Invece no, l'Europa è l'euro è un dio. E non si deve giudicare, non si deve toccare, non se ne può parlare perché altrimenti sei un anti-europeista pericoloso. Perché così qualcuno continua a crescere e qualcuno continua a decrescere. Però io quando pongo delle questioni, le pongo con margine di lucidità, di logica, poi qualcuno più bravo di me mi risponderà.
vero. Non è così, ma mi si risponda nel merito. Perché a continuare a mettere le etichette per non affrontare problemi che stanno mettendo in ginocchio il popolo italiano, io non ci sto più. Le etichette non fanno parte di la programmazione di eventi del festival che sono tutte questa sera. Grazie.